Benvenuti da FT Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com. Mi avete fatto alcune domande sul nostro canale Telegram, domande alle quali vorrei a questo punto rispondere. Vi ricordo che oltre ai canali Trading Azioni di FT Online e MegaTrader c'è anche un canale EconoTrade Insights, dove pubblichiamo aggiornamenti operativi sui mercati e con particolare riferimento al future FTSE MIB, ma in generale tutte le opportunità operative che emergono vengono segnalate tempestivamente su questo canale. Le domande di oggi riguardano un mix di titoli e future. Iniziamo con Dovalue, che settimana scorsa si era espresso in modo molto evidente a rialzo, oggi invece ha ritracciato con un picco di volumi molto elevato. La fase laterale che le quotazioni avevano disegnato a partire dal minimo del 19 di marzo era stata superata marginalmente nella seduta di venerdì. E oggi i prezzi sono ritornati all'interno di quella fascia. Per il momento la fase di ritracciamento si è limitata a ripercorrere la metà circa dell'intervallo. Come vedete, il minimo di oggi toccato a 2,13, esattamente sul 38,2% della scomposizione dell'interno dell'intervallo. Se i prezzi rimarranno di sopra di area 2,05-2,10, la discesa odierna potrà essere considerata solo una pausa temporanea di un movimento rialzista ancora in via di sviluppo, e il prossimo target dovrebbe essere posizionato intorno a 2,85, dove abbiamo la proiezione dell'ampiezza di questa fascia, che può essere vista come un doppio minimo dal punto di rottura. Resistenza intermedia importante a 2,65. Vedete che i prezzi hanno appena iniziato la correzione dell'ultima leg ribassista, quella che era partita dal massimo del 23 di agosto dello scorso anno. Quindi il target di 2,85 potrebbe essere solo un obiettivo intermedio nell'ambito di un movimento di rimbalzo più consistente. L'importante è appunto che le quotazioni rimangano al di sopra di area 2,05-2,10 per evitare invece andare a mettere sotto pressione il supporto critico di area 1,80. Per quello che riguarda Eurogroup Laminations, abbiamo una situazione rialzista che si sta ormai sviluppando da qualche mese. L'impressione è che questo movimento abbia ancora spazio per estendere. Se prendiamo come riferimento i massimi di giugno del 2023, il massimo del 16 di maggio di quest'anno a 4,78 ha ritracciato la metà della discesa precedente. Fino a che rimarremo al di sopra di area 3,90, l'impressione è che questa fase di rimbalzo possa proseguire per arrivare almeno fino a 5,25. Essendo il movimento che si sta disegnando dai minimi di fine gennaio contenuto all'interno di due linee parallele, bisogna fare attenzione perché ovviamente questa figura potrebbe anche dimostrarsi una bandiera. Le bandiere sono delle fasi di correzione che interrompono temporaneamente la tendenza senza invertirla. Quindi, se i prezzi dovessero scendere al di sotto della base di questa figura, quindi sotto area 3,85, l'ipotesi di un test almeno di area 5,25 ovviamente verrebbe negata e diventerebbe invece probabile il ritorno sui minimi di inizio anno. Per il momento comunque ritengo che sia corretto mantenere una intonazione positiva per quel che riguarda le prospettive, dal momento che, come vedete, siamo al di sopra della media mobile esponenziale a 50 giorni, che passa a 4,05. Per quello che riguarda GameStop Corporation, quindi ci spostiamo di mercato. È ovviamente difficile su una situazione di estrema volatilità come quella che il titolo ha dimostrato negli ultimi mesi, ma come vedete è un movimento tipico che ha
avuto soprattutto nel 2021, di queste rapide avanzate e ritirate, quello che si può dire è che la discesa per il momento, il veloce ribasso che abbiamo visto dai recenti massimi, è arrivata su 78,6% di ritracciamento, ha ricoperto questo gap che si era aperto il 13 di maggio e poi sta cercando di disegnare una base dalla quale tentare una fase di rimbalzo. Ritengo possibile un tentativo di ritorno tra area 42 e area 45, a patto che le quotazioni riescano a mantenersi a questo punto in chiusura di seduta almeno al di sopra di area 18,50-19. Quindi siamo in una situazione di supporto decisamente importante e delicato, e addirittura si potrebbe immaginare acquisti contro tendenza con uno stop subito al di sotto di 17,70. Per quello che riguarda il prezzo del gas naturale, questo è il future TTF sul mercato ICE, anche qui vedete siamo in una situazione di rimbalzo che però è contenuta all'interno di due linee parallele, quindi la tendenza rialzista potrebbe tranquillamente continuare, bisogna solo fare attenzione che il ribasso non scenda al di sotto della base di questa fascia, perché in quel caso il canale si dimostrerebbe un flag correttivo, vorrebbe dire che dopo la discesa che c'è stata dai massimi ottobre dello scorso anno riprenderebbe la tendenza ribassista di medio-lungo periodo con un primo forte supporto qui in area 22,50-23, ma che potrebbe poi spingersi anche al di sotto di quei livelli. Fino a che rimaniamo di sopra di area 30, però è possibile che il rimbalzo prosegua e al di sopra del recente massimo di quota 36,23 sarebbe plausibile il ritorno in area 43,50. C'è una resistenza importante a 39,50, però penso che una volta lasciatasi alle spalle quest'area i prezzi potrebbero salire appunto fino almeno al 61,8% di ritracciamento. Per quello che riguarda il prezzo del petrolio, come vedete, c'è stata questa violenta fase di discesa, animata, diciamo, attivata dal completamento del testa spalle, che si è disegnato dal massimo del 19 di marzo, la linea che ho tracciato, la neckline del testa spalle, l'ampiezza della figura proiettata verso il basso dal punto di rottura ci dava un primo target sul 61,8% di proiezione, che è stato raggiunto qui a 76,50. Se dovesse venire violata anche questa quota, il secondo target è a 73,80-73,85. Per quello che riguarda un'ottica di medio termine, quello che abbiamo visto per adesso è un ribasso corretto per il 61,8% circa. In realtà i prezzi sono andati un po' oltre quel livello di ritracciamento, però se andiamo a guardare le candele, soprattutto quelle settimanali, vedete c'è stata una sola settimana di rottura convinta della resistenza, poi già nella settimana successiva, quella terminata il 14 aprile, la spinta rialzista si era persa. Quindi diciamo abbiamo visto appunto questa prolungata fase ribassista, un rimbalzo di circa i 2/3 e dopo che i prezzi si erano mossi all'interno di questo canale, quindi ritorna diciamo la figura del flag correttivo, ne hanno violato la base. Per il momento, ripeto, i livelli raggiunti sono un'area di supporto importante perché la proiezione del 61,8% dell'ampiezza della figura testa spalle ribassista dal punto di rottura, però fino a che rimarremo al di sotto della neckline, quindi anche in caso di rimbalzo, se i prezzi non saliranno di sopra di area 81,60, è probabile l'evoluzione della discesa con il raggiungimento di nuovi minimi.
volevo farvi vedere che il canale rialzista originario, come vedete qua c'era stato il superamento del suo lato alto, ma poi i prezzi avevano rispettato il limite superiore del canale leggermente più inclinato che era contenuto dal precedente, e quindi diciamo che abbiamo due figure flag, una contenuta all'interno dell'altra. E pertanto l'idea che questo rialzo dai minimi di dicembre dello scorso anno sia stato appunto solo un elemento correttivo resta molto credibile. Infine andiamo a guardare il grafico del Nasdaq composito. Nella seduta di venerdì c'era stata una rapida discesa che però è stata poi recuperata quasi in toto. La discesa, i minimi della discesa, come vedete, si erano appoggiati praticamente sui massimi del 21 di marzo e avevano ricoperto il gap del 15 di maggio. È possibile che questa fase di discesa sia stato solo un primo attacco, diciamo, ai supporti, quindi magari potrebbe venirsi a disegnare, ad esempio, una struttura a doppio massimo con un nuovo test di questo livello rilevante, il massimo del 28 di maggio a 17.030, 17.035. Per adesso però la tenuta di questa area di supporto permette al trend rialzista precedente, quello partito dai minimi di aprile, di rimanere intatto. Quindi le prospettive sono almeno bilanciate tra una nuova fase rialzista con obiettivi al di sopra dei massimi di fine maggio e invece una fase ribassista che però per trovare conferma dovrebbe vedere i prezzi scendere sotto area 16.500 almeno. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.